Tra le proposte che il nuovo governo sta cercando di portare avanti c'è finalmente l'abbassamento del cuneo fiscale nelle buste paga dei lavoratori e sulle pensioni, ovviamente, dei pensionati. Naturalmente spieghiamo che cos'è il cuneo fiscale, detto in parole povere per i non addetti ai lavori, sono le imposte che pagano lavoratori e pensionati, ovviamente sulla retribuzione e sulla pensione. Ovviamente minore questo cuneo fiscale, quindi meno imposte pagano, più ricevono di pensione o di retribuzione. Naturalmente tutto questo favorirebbe la nostra economia, avendo i pensionati e i lavoratori un importo da spendere superiore rispetto a quello che hanno potuto spendere fino a quel momento. Ovviamente non deve essere l'unica misura per far ripartire l'economia, perché è ovvio che non è così. C'è bisogno, come dice il governo, di combattere l'evasione, ma dal nostro punto di vista bisogna partire dalla grande evasione, perché non dobbiamo dimenticare che c'è purtroppo, e mi dispiace dirlo, non la voglio giustificare, ma è un dato di fatto incontrovertibile, c'è la cosiddetta evasione da sopravvivenza, cioè c'è gente che deve scegliere o portare la pagnotta a casa o praticamente pagare le tasse. E mi sembra ovvio che queste persone scelgano di portare la pagnotta a casa, poi dopo se ne parla. Quindi anche in questo senso c'è necessità di abbassare le aliquote fiscali, soprattutto per i redditi bassi. Ripeto, oltretutto abbassare la tassazione significa comunque dare la possibilità alla gente di tenere più soldi in tasca e quindi spendere di più, e alla fine ne beneficeremmo tutti qua. Mentre ci sono i grandi evasori, quelli sì che vanno colpiti, i grandi evasori. C'è gente, tra le altre cose che noi vediamo, noi vediamo, nel senso, c'è gente che continua magari a portare capitali all'estero, e quelli vanno comunque assolutamente colpiti. Quindi c'è bisogno che il fisco concentri la propria attenzione proprio sui grandi evasori. Un'altra cosa da tenere presente, c'è da tenere conto che le multinazionali devono pagare le tasse lì dove producono la ricchezza, non dove hanno la sede fiscale, che magari sono andate a farle nei cosiddetti paradisi fiscali. Quindi soltanto in questo modo riusciremo in parte a risolvere i nostri problemi dell'economia.